Barsi, dopo le feste, dopo un girone, il Cesena capolista, campione d'inverno, ospita l'unica squadra in grado di batterlo, l'Olbia di Greco, che però non sa più vincere. Da una parte chi ha fatto più punti in Italia nel 2023, dall'altra il secondo peggior attacco e la peggior difesa del girone. Cesena che l'ultima l'ha vinta 0-3 in casa del Perugia, Olbia che invece l'ha persa 2-0 contro la Spal in panchina. L'ultimo arrivato in casa Olbia, che è Schiavone, inizia meglio il Cesena, pasticcia quindi la difesa dell'Olbia. Corazza prova ad approfittarne, arriva sempre con il destro, buona la parata di Rinaldi, sempre il Cesena con Corazza scatenato a inizio partita. Bellodi questa volta salvifico con l'intervento in scivolata. Cargbo vede l'inserimento di Varone, acrobazia del numero 5 che non inquadra lo specchio della porta, un passato in Grecia per il centrocampista, sbaglia tutto De Sena, recupera De Rose, serve Cargbo che salta con facilità il primo avversario, non il secondo, la palla però è ancora buona per il suo capitano. Rinaldi risponde, ma arriva Corazza che fa 1-0. Settimo gol in campionato per il Joker, che sorride e fa sorridere il Manuzzi. Avanti il Cesena grazie all'ex Alessandria, 12 gol nel suo ultimo anno in B con i grigi, poi seconda stagione a Cesena, leader lì davanti, il numero 18 preferito oggi a Spendi. Cargbo manda al bar con una finta, Palombi ci prova con il destro, non riesce a inquadrare lo specchio della porta il numero 10 della Serra Leone. Dall'altra parte ci prova timidamente l'Olbia e con un cross così così non riesce a far male a Pisseri. Dall'altra parte invece prova a far male ancora una volta il Cesena con il remake del gol, finale diverso perché non riesce a segnare Corazza. Donnarumma controlla con il sinistro, tiro che diventa pericoloso, ottima la risposta di Rinaldi sul numero 7. Cargbo dentro l'area, colpo di testa che per poco non diventa vincente da parte di Pieraccini, già due gol in campionato per il difensore centrale. Inizia il secondo tempo, ci prova Nanni, l'ex della partita, buona la chiusura di Silvestri, 23 presenze senza gol per Nanni. Berti entra dalla panchina, lui sì che fa paura a Rinaldi che pizzica il pallone con i polpastrelli. Adamo ci prova con il destro, tremendo il palo del numero 17, uno dei migliori in campo per la squadra di Toscano. De Rose allarga per l'altro esterno che è Donnarumma, buona la lettura di Rinaldi ad anticipare Corazza, poi ancora Adamo con il destro, questa volta non c'è il palo ma c'è l'ottima risposta di Rinaldi. Altro tentativo da fuori aria, questa volta da parte di Francesconi che inquadra lo specchio della porta. Francesconi che prova a scrivere l'assist per Corazza che non trova la sfera. Olbia in balia che prova a trovare la qualità di Ragazzo, tentativo alto del numero 10, cross della destra, colpo di testa di Biancu, niente da fare, vince il Cesena che inizia alla grande il suo 2024. L'Olbia non segna più il gol, manca da 450 minuti.